Nipotastra, ciao! Sirmione, bellissimo, 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 guarda davvero. Sì, ci sono le grotte, lo so, le grotte di Virgilio, di Catullo, di Catullo, sì, sono, non lo so, sono qui da qualche parte, boh, ma guarda su internet. Ah, la tesina è le mie impressioni su un sito archeologico. Ma sono le tue, non le mie, appunto. No, scordatelo. No, non ho capito che siamo parenti, ma scordatelo. Guarda che bella idea mi è venuta in mente, pure la scorciatoia mi metto a fare. I nipoti sono la cosa peggiore che ti possa capitare. Ti infilano in storie assurde e tu gli dai retta perché? Per far vedere che non sei come i loro genitori. Piccoli, sassi medi, sassi belli, sassi brutti, sassi lunghi, sassi corti. Aia, c'è da divertirsi. Certo che quello lì sarà scelto proprio un bel posticino. Catullo, poeta dell'amore, amante e seduttore. Ma no, ma senti qua che dice. Altro che poeta seduttore, lesbia, la sua bella lo considerava un iocundus amor, un passatempo. Lei era più grande di lui, era una riccona del tempo e per di più sposata e voleva solo divertirsi un po'. Lotte, tradimenti, violenze, guerre, la Repubblica era un disastro sempre più grande. In tutta questa confusione però a Sirmione si stava bene ed è per questo che i ricchi romani ci costruivano le loro ville. Beh, dagli torto. Ma
Ma senti qua, questa non è una storia, è un giallo. Catullo era di Verona ma viveva a Roma e qui a Sirmione aveva una casa. Sì, ma non è mica detto che sia qui. Da sempre si dice che questa sia stata la villa di Catullo, ma è solo una teoria di un certo Wiseman, uno dell'Accademia Britannica, che è stato l'insegnante di John Rowling, la mamma di Harry Potter. Vabbè, ma che c'entra Catullo? Non ci capisco più niente. Le mie impressioni su un sito archeologico. Le mie impressioni. Nipotina, ciao, ciao tesoro, amore. Sì. Ma aspetta un attimo, senti cosa ti ho trovato, la tua zietta preferita, guarda cosa ti ha tirato fuori. Vi è felicità più grande che scordare gli affanni quando, stremati da viaggi in terra straniera, la mente si libera del proprio peso e a casa si torna per riposare nel letto sospirato? Di tutte le fatiche, questo è l'unico premio. Sirmione, bellissima mia. Ma ci sei? Pronto? Ha messo giù.